Io ho chiesto di fare questo intervento e credo che l'argomento trattato si inserisca perfettamente nella giornata giusta. Abbiamo questa mattina approvato il decreto sicurezza, che mi piace chiamare anche decreto antidelinquenti. Bene, qualche giorno fa abbiamo assistito all'ennesima aggressione, agli ennesimi atti di vandalismo nei confronti di una sede della Lega. In questo caso sto parlando della sede di Livorno, che è stata completamente vandalizzata da persone che non avevano altro di meglio da fare rispetto a dare questo cattivo esempio di democrazia. Ma quello che è ancora più grave è che in quel contesto dei 1600 centri sociali, che probabilmente andrebbero definiti in altro modo, hanno inneggiato a lungo con cori richiamanti una parte storica importante del nostro paese. Il motivo più importante di questi cori, lo ripeto vergognosamente, mi vergogno di ripetere in quest'Aula quello che questi ragazzotti hanno avuto il coraggio di dire, rivolgendosi a noi della Lega, in questo caso lo dico ai colleghi del gruppo: nelle foibe ci mettiamo pure voi. Un coro ripetuto a lungo, ripeto, nelle foibe ci mettiamo pure voi. A parte che noi della Lega di andare nelle foibe non ce l'abbiamo voglia, credo che sia stato doveroso segnalare questo triste evento e soprattutto portare all'attenzione di molti l'atteggiamento di queste persone, che mi viene da definire dei parassiti asociali, che andrebbero trattati in un modo diverso rispetto a quello che è avvenuto fino adesso. Non so fino a che punto possa essere valutato questo tipo di aggregazione come un qualche cosa che si pone al di fuori della legge, ma se in questo paese esistono realtà di questo genere, credo che sia opportuno che vengano presi dei provvedimenti, e lo dico nel giorno in cui è stato approvato il decreto, un decreto importantissimo come il decreto sicurezza. Concludo con un auspicio: che tutti vadano sulla retta via, comprese queste persone, e che magari nella prossima legge di bilancio sia riservato un capitolo per acquistare e regalare a questi signori delle zappe, così la smettano di fare questo mestiere e vadano a zappare della terra.